Agli europei, sarà massiccia la presenza di giocatori juventini convocati nelle varie nazionali. In questa edizione che si preannuncia molto equilibrata e con possibili sorprese, se volete fare scommesse su questa manifestazione si possono sfruttare vari bonus benvenuto, e quindi è difficile immaginare quale squadra alzerà il trofeo al cielo. Come accennato ad inizio articolo, sono ben 11 i giocatori della Juventus che giocheranno questo torneo. Oltre agli azzurri convocati da Mancini possiamo trovare atleti bianconeri tra le fila di Turchia, Galles, Polonia, Svezia, Spagna, Olanda, Francia e ovviamente Portogallo con CR7. La maggior rappresentanza è nella nazionale italiana con 4 elementi, Bonucci e Chiellini in difesa, Bernardeschi e Chiesa sulle fasce. Difficilmente potranno scendere contemporaneamente tutti e 4 nell'undici iniziale visto che soprattutto davanti le alternative non mancano. Nello stesso girone ci sono anche Demiral che rappresenta la Turchia e gioca al centro della difesa e il centrocampista gallese Ramsey sicuramente giocatore di talento fondamentale per la sua nazionale, ma spesso limitato da vari acciacchi fisici, motivi per cui il CT Page dovrà dosare il suo utilizzo magari impiegandolo meno di 90 minuti a partita. Scorrendo in ordine i gironi troviamo De Ligt con l'Olanda nel girone C, anche se il difensore negli ultimi giorni ha riscontrato un piccolo problema fisico che lo mette in dubbio almeno per la prima partita della nazionale Orange, che sarà domenica 13 giugno contro l'Ucraina e probabilmente già decisiva per decidere come sarà l'ordine di arrivo delle prime due. Il girone vede 3 giocatori della Juventus suddivisi in 3 squadre differenti, e sfruttando la regola delle migliori terze tutti potrebbero raggiungere l'obiettivo degli ottavi. A difendere i pali della Polonia alla fine dovrebbe esserci Szczęsny, anche se durante la gestione di Paulo Sousa Fabianski ha trovato il suo spazio. Il portiere dovrà cercare di difendere la sua rete dagli attacchi degli amici bianconeri come Morata che sarà il terminale offensivo della Spagna e Kulishevski che porterà fantasia nella tre quarti della Svezia, orfana per infortunio di un grande ex juventino come Ibrahimovic. Gli ultimi giocatori della Juventus a scendere in campo in ordine di tempo con la maglia della nazionale sono il centrocampista Rabiot, in una Francia che ha tutte le potenzialità di vincere il trofeo ma che è stata inserita nel difficilissimo girone F dove dovrà affrontare il Portogallo di Cristiano Ronaldo, Germania e Ungheria annunciata come vittima sacrificale. L'asso portoghese, vincitore della classifica dei capocannonieri nell'ultima serie, sogna insieme ai suoi compagni di bissare il successo continentale del 2016 quando proprio contro la Francia, è riuscito a vincere per la prima volta gli europei. Inoltre questa potrebbe essere l'ultima volta che Ronaldo gioca questa competizione con la sua nazionale soprattutto come tesserato della Juventus visto che il suo futuro è ancora tutto da scrivere, ma ci sono voci che lo vedono già lontano da Torino, magari al PSG o pronto a tornare in Inghilterra per terminare la carriera nel suo Manchester United. I giocatori juventini che sono stati convocati con le varie nazionali per questo evento sono 11 e potrebbero essere schierati in un'ipotetica formazione valida anche nella Juventus. In porta ovviamente mettiamo Szczęsny anche se magari il prossimo anno potrebbe lasciare il posto ad un altro giocatore convocato agli europei con l'Italia e di proprietà del Milan, ovviamente stiamo parlando di Donnarumma. In difesa Demiral, Chiellini e Bonucci con Chiesa e Bernardeschi larghi in un centrocampo a 4 dove il gioco passa tra i piedi di Rabiot e Ramsey. Dietro a Morata e Cristiano Ronaldo potrebbe agire Kulishevski in quella posizione di trequartista nelle quali ha giocato qualche volta sotto la gestione di Pirlo.